capra per tutti. E il resto lo reinvestivo. Lo reinvestivo in che? Progetto comune, una cosa in grande. Diamo zero. Dovrete usare le mani e pestare parecchi piedi. Ma alla fine non basterà sta borsa per tutti i soldi che vi resteranno. Cantone, io li fermo quegli stronzi. E tira fuori sti soldi, dai! Lei doveva tenersi agli ordini, scialoia! Entri o puoi farlo sulla porta. Oggi stai tutto il giorno con me. Quelli stanno per farsi la guerra e tu ci finirai in mezzo. Tra noi due non può funzionare. Ma perché? C'è poco da far grilletta libanea. Lo famo poi. Ammazziamo il terribile. Una nuova banda. Credo che abbiate capito di che cosa stiamo parlando. In rigoroso ordine alfabetico chiamo sul palco Marco Bocci, Nils Hartmann, direttore produzioni originali Sky, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Stefano Sollima, Riccardo Tozzi, fondatore di Catleia, e Daniela Virgilio. Voi lavorerete per noi e noi vi copriremo qua. La banda si sta per i pezzi. Fuori tre, tre là. Roma non aspetta che deve dei morti. D'ora poi vedete tutto quello che fate. È chiaro? Liba non sta sbroccando. Eccoci. Buonasera. Sì, buonasera. Benvenuti. Siamo qui per celebrare 10 anni di una serie TV che ha cambiato il modo di vedere e di fare le serie TV in Italia, che è Romanzo Criminale, se non lo si era ancora capito. Io partirei proprio tipo dall'ABC, non so se da Tozio o da Nils, ma com'è nata, sia l'idea, com'è nata la serie? In principio fu... In principio, in realtà, c'è il libro. Il libro ci fu portato a Catleia da un bravissimo editor di Mondadori che mi raccontò che si stava scrivendo questo libro, Giancarlo De Cataldo, era un crime italiano, eccetera. Noi siamo sempre stati molto interessati a fare cinema di genere, cercavamo dei crime, però pensavo che fosse uno dei soliti crime italiani in cui c'è il buono e il cattivo, il buono lotta contro il cattivo e contro la politica, batte i cattivi però viene battuto dalla politica, cose di questo genere, e tendenzialmente non me ne fregava niente. Per fortuna questo editor Severino Cesare ha detto: no, guarda, questo è un romanzo fatto tutto dalla parte dei cattivi. Ha detto: beh, interessante, una specie di romanzo criminale. E lui disse: no, guarda, proprio si chiama romanzo criminale. E allora comprammo i diritti, da lì il film. Faticoso da mettere in piedi, anche perché avevamo difficoltà a trovare un regista. Tutti erano interessati, ma alla fine nessuno voleva fare, per la medesima ragione, perché era un racconto dalla parte dei cattivi, quindi avevano tutti paura. E non so, ho 4-5 nomi di importantissimi registi italiani che ci hanno messo il naso e poi sono scappati. E eravamo abbastanza disperati perché noi avevamo fatto la sceneggiatura e già immaginato una parte del cast del film. E quando mi è arrivata una telefonata di Michele Placido che mi ha detto: senti, io ho letto questo libro di De Cataldo, vabbè, ho letto 50 pagine, di più non leggo, però come te lo faccio io non te lo fa nessuno. E così è entrato a bordo Michele, che l'ha fatto meravigliosamente. Questo film è stato visto da qui presente Nils Hartmann, mi diceva poco fa che l'aveva visto con amici cinefili che pure loro scotevano un po' la testa perché il film è un po' disturbante, però gli è rimasto impresso. E quando ha avuto mandato da Sky di lanciare la produzione originale in Italia, benedetto il giorno in cui è stata decisa questa cosa qua, ha visitato qualche società di produzione, ma è venuto da noi. Io ho capito che lui era arrivato e che io gli avrei potuto vendere una serie televisiva da fare in modo nuovo e diverso, per cui ho detto: io questo non lo devo far uscire senza avergli venduto una cosa, ma non avevo idea con precisione cosa.
E lui mi ha parlato di Romanzo Criminale, del film che gli era piaciuto, e allora ha detto facciamo la serie, e lui ha detto facciamo la serie. E così è nata la serie Romanzo Criminale. E dalla parte di Nils? Dalla parte di Nils e di Sky, letto il libro, visto il film, ne abbiamo parlato, e credo che la cosa più convincente, questa è una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, che uno dei top manager di Sky, English speaking, mi disse: oh my God, yet another series on the Red Brigades. Ancora una serie sulle Brigate Rosse. Quindi non aveva capito un cazzo. E io ho detto, ma mi sembra un buon motivo per cui farla. E quindi ci siamo messi a lavorare col gruppo di scrittura, Cesarano a scrivere, a scallettare, anche con De Cataldo. Per noi di Sky c'è un prima Romanzo Criminale e un dopo, nel senso prima di quello non c'erano grandi produzioni originali, anzi non ce n'erano. Erano gli inizi, oggi il mondo è cambiato, Gomorra è figlia di Romanzo Criminale, oggi c'è Netflix, il mondo è completamente cambiato sulla serialità, quindi per noi sicuramente, forse per le serie italiane, è stato credo un piccolo rinascimento, se mi passate il paragone. Due, secondo me, per noi di Sky sono stati gli elementi che poi hanno reso possibile questa serie. Uno è seduto qua vicino a me, Stefano Solim, il regista, e l'altro è stato il cast. E ricordo ancora nitimamente quando abbiamo parlato del cast, ho detto, ma del film originale forse riusciamo a avere uno o due attori, e poi insieme abbiamo deciso no, li vogliamo tutti nuovi ed eccoli qua. Se Placido ha chiamato per fare il film, tu Stefano? No, ma anche la serie non la voleva fare nessuno. Quindi sono arrivato solo per esaurimento di tutti gli altri. Hanno detto, vabbè, nessuno lo vuole fare. Erano alla R. Sì, sono arrivati alla S. Cioè, immaginati il giro. No, a me ho saputo del progetto e trovavo estremamente interessante l'idea di farne una serie. Perché ovviamente la complessità del romanzo in un film, cioè in un tempo di 2 ore, risultava secondo me un po' compressa, non esaltata al massimo. Quindi quando mi hanno parlato della serie ho detto certo, assolutamente, così possiamo rifare il romanzo, cioè rispettando un pochettino quello che era il ritmo, il passo anche, che era piuttosto lungo. Il romanzo erano tipo 600 pagine. E avete scelto appunto degli attori nuovi? Quello però era fondamentale. Loro avevano prodotto un film con quello che era il cast di grandissimi attori di quella generazione, per cui ovviamente per noi il compito era quello di provare a resettare un immaginario che era stato già creato col film, portando alla ribalta e usando degli attori che erano straordinari. E quello che io ho scoperto poi facendo cast per Romanzo Criminale è che c'è una quantità di talenti inespressi nel nostro paese veramente elevato, e loro ne sono la riprova. Qua ne abbiamo chiamati soltanto alcuni, il cast era naturalmente molto più ampio, ma già così è stata dura, tutti, sarebbe stato impossibile. Allora chiedo magari a ciascuno, come dire, a ciascun attore di dire, se ce ne fosse bisogno, qual era il proprio personaggio e di raccontare magari come hanno ottenuto in qualche modo quella parte, ok? Vabbè, io sono Francesco Montanari, ho interpretato il libanese. Ho interpretato. No, la cosa fu molto divertente per me, perché Stefano mi ha fatto circa 6 provini, 7 provini, una cosa del genere. Io avevo 23 anni, ero molto piccolo, e il nostro primo incontro fu fantastico, perché io mi presentai con un maglione rosa, sorridevo tantissimo, e lui mi fa, ma scusa, ma tu per chi stai qui? Dico, per il libanese. Vabbè. Sei sicuro? Sembravi one. Allora, vedo che guarda Laura Muccino, che è stata la casting, che ha fatto questo lavoro straordinario, anche Laura, e Laura fa, sì, sta per il libanese. Insomma, lui mi dà l'azione, cominciamo a lavorare, vabbè, insomma, a un certo punto però, sarò breve, non vi racconterò tutti i 6 provini. L'ultimo provino mi fa, vabbè, ma io e te che ci dobbiamo dire? Dico, Stè, non lo so, che ci dobbiamo dire? Ma lo vuoi sto contratto? Dico, sì. E là, fammelo sguardo da contratto.
E io non capivo, stavo lì e mi metto lì, no, non te credo. E alla fine è nato lì, tra l'altro, lo sguardo in libanese. Tant'è che sul set ogni tanto mi diceva: Libano, qua fammi lo sguardo da contratto, motore. E tu andavi giù. Sì, è andata così. È stata una grandissima esperienza. Tutto vero, eh? È vero o no? Vinicio Marchioni, facevo il freddo e... Grazie mille. Sì, no, forse ho esagerato col nome e cognome, forse è sufficiente la parte. No, no, perché sennò sembra un gruppo d'ascolto. Ciao, mi chiamo Vinicio Marchioni. Non ho ancora smesso di fumare dall'epoca. No, vabbè, anch'io ho fatto un po' di provini, non mi ricordo quanti, se 2 o 3. Mi sa che sta anche nei contributi di uno dei DVD, quando ci hai riconvocato. Insomma, alla fine di 2 dei provini mi richiama la casting e mi dice: guarda, è quasi fatta, però ancora manca qualcosa. Non so se Sky o quelli di Cattleya o Stefano vogliono vedere ancora delle cose. Rivediamoci domani pomeriggio lì. Andiamo lì e c'eravamo io e Alessandro Roia, che si nasconde qui dietro, e ci mettiamo lì sotto, ci portano giù dove avevamo già fatto degli incontri, e Stefano, con una padronanza, è un attore della Madonna, oltre che un regista incredibile, ci dice: guarda, dobbiamo fare questa cosa perché ancora non va molto bene, perché siete stati i primi ad essere stati scelti, tu per il freddo e tu per il dandy. E c'è, mi sa che sta, penso, nei contributi, non so di quale DVD, la scena in cui io non realizzo bene la cosa, perché stavo facendo le prove di uno spettacolo teatrale sfigatissimo che non ha visto nessuno. In 10 anni, fortunatamente, e anche, soprattutto, grazie a questa serie qui, la mia carriera, la nostra carriera è assolutamente decollata. Quindi ricordo quei giorni come, non lo so, non avevo la minima idea di che cosa sarebbe successo, insomma. Quindi ritrovarsi qui dopo 10 anni, in questa sala incredibile, con tutto il pubblico che ancora ci segue, ancora rivede questa serie, oppure a distanza di 10 anni la vede per la prima volta, mi sembra incredibile. Ricordo che i social non c'erano, questa cosa secondo me è fondamentale, perché cazzo, con i social avremmo fatto il botto, quello che... C'erano, ma erano Facebook. Sì, c'era solo Facebook, ma non è che si usava moltissimo ancora. Mi ha presentato Vinicio, quindi dico solo il dandy. Allora, Vinicio l'ha messa giù soft rispetto a quello che ha fatto Stefano. Io per anni ho sognato di fargli causa, in realtà, per quello che mi ha proprio creato quello spavento. Perché non ha raccontato la storia. Esatto, perché lui vi ha dato la risposta in modo soft. Io vi dirò quello che c'era prima, che c'è stato prima. Immaginate quel periodo durante i provini. Io penso che chiunque a Roma, pure i tombini, hanno fatto i provini per Romanzo Criminale. Quindi là c'era un ambiente completamente, diciamo, eccitato per la questione. Quando le voci di corridoio, incontravi gente per strada e ti faceva: so che tu farai una serie. Io dicevo: no, io non so nulla, onestamente. No, però E io dicevo: no, io veramente, scaramanzia a parte. Era un venerdì, io ero contento. Ero andato a comprarmi un paio di jeans come atto completamente capitalista e liberatorio. E mi arriva una telefonata della casting, Laura Muccino, che mi dice: guarda Alessandro, c'è un problema, un problemino, manca tanto così, però dobbiamo sistemare una cosa. E ho detto: cosa? Oggi pomeriggio alle 3, fatti trovare allo studio. Ma come, sei sempre stata così carina con me? Che è successo? Comunque, arriviamo io e Vinicio davanti allo studio 40 minuti prima, un'ora e mezza prima, iniziamo a creare qualsiasi tipo di complesso nei nostri confronti. Forse sono troppo riccio, forse sono troppo biondo, forse qui... Arriviamo, le casting, c'era anche Anna Maria Sambucco, che non sapeva dello scherzo. Laura Muccino non c'era, ed era per quello che
sono rimasto io con voi per circa 40 minuti. C'era Gabriella senza Giannattasio. Loro, in una maniera veramente meschina, hanno tenuto botta tutto il tempo, ci hanno messo davanti una macchina da presa. A me e Vinicio che eravamo verdi, e sul DVD del cofanetto si può vedere che eravamo verdi. E non per interpretare i Visitors. No, affatto. E Stefano fa beh, ragazzi. Sì, però questa risatina per noi è stato l'incubo più grande, per il motivo per cui ho pensato di fargli causa un sacco di volte. Benvenuti a bordo. E lì c'è tutta una cosa di parolacce, abbracci e cose, e felicità. Prosit. Ciao. Sì, sì, si sente. Si sente? Sì, sì. Sono Orbufalo, immagina una cosa così. Ah, bello, dai, fallo. Ciao, sono Orbufalo. No. Allora, sono Patrizia, ho interpretato Patrizia e sono Patrizia. A me non me l'ha detto Stefano. Cioè, a me proprio non ho mai cagato. A me mi ha chiamato Laura Muccino dicendomi: "Fossi in te mi comprerei un paio di tacchi, perché anch'io sono andata a fare il provino con le scarpe da ginnastica gialle, i jeans e un maglione a collo alto così." Quindi lui mi ha detto, come ha detto, ma che sei venuta a fa'? Infatti io sono stata nominata per fare la parte che poi è stata, insomma, di Roberta, non di Patrizia, l'altra. Allora no, e il discorso è stato che prima di prendermi, cioè quindi prima di sapere che avrei fatto la parte, loro mi hanno chiamato un giorno, forse c'eri anche tu, a fare soltanto una prova costumi, perché è evidente che il personaggio di Patrizia aveva bisogno di una fisicità, una, come dire, un impatto visivo forte. Quindi mi chiamano i miei agenti dell'epoca e mi dicono: "Tu vai, qualsiasi cosa accada, tu di sì." Quindi questi... Ed è apparso Weinstein. No, nel senso che no, mi hanno tagliato spiegati, i capelli... Ti puoi spiegare no. meglio, ti puoi spiegare no, meglio. Vi posso spiegare no. meglio. Mi hanno tagliato i capelli, mi hanno provato tutti i sì del mondo. Io uscivo da questo camerino, tipo, c'era, sembrava di stare, non so, ad un esame universitario, col baby doll, con le cose. No, cioè... meglio di così, stai peggiorando. No, puoi raccontarla forse un po' meglio. Allora, nessuno mi ha mai toccata. Capelli, no, perfetto, nessuno no. mi ha mai toccata. Allora. No, scusate, era per dire, insomma, che però prima ancora di essere presa mi hanno tagliato i capelli, mi hanno fatto tutto un lavoro, come dire, estetico. Estetico. No, perché è evidente che era una parte abbastanza importante del personaggio, sto andando sempre bene. Beh, non c'erano accappatoi. No, stai andando fortissimo, giuro. Allora no. No. Vabbè, e niente. No. Detto ciò, comunque, no, perché poi le interviste sono la parte più difficile, possono passare anche 20 anni, ma quelle cose o le sai fare o non le sai fare. Ci arriverò prima o poi. No, diciamo che però, a parte tutta questa cosa qui, poi in realtà è stato, cioè, Stefano ha avuto difficoltà con me, perché io ero esteticamente caruccia, no? Cioè, ero giusta. Però... Spingete il microfono, aiutatela. No. Però io mi divertivo molto di più a fare... Mi divertivo molto di più nelle scene un po' cazzute, quando mi diede la pistola finalmente nella seconda serie col bufalo, e infatti lui mi disse: "Te andava a fare la mignotta, come volevi fare cose?" Quindi da una parte è stato... l'ho fatto sudare, poverino lui. Che la mignotta naturalmente non era dispregiativo, ma era no, proprio no, no, la parte. Cioè, no, per no, carità. No, era per dire. Io guardo da quel momento no, in visto poi... visto come sarà la cioè, piega della conversazione... No, 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 per carità... Raga, va bene, grazie a tutti. Prego. Marco. Eccoci, Marco Bocci, facevo Scialoia. E... grazie. Mi fa impressione perché mi sembra veramente che 10 anni non sono passati, non è cambiata una virgola, noi gli stessi cazzoni d'un tempo, Daniela la stessa imbranata d'una volta, quando fa l'intervista. No, imbranata era un complimento. Complimento, assolutamente, nel senso... No, è un attestato di stima. Assolutamente. No. Sì, sì.
Però sai che dire, io all'inizio feci il provino per il nero e mi ricordo esattamente che feci le cose più cretine che un attore giovane poteva fare per affrontare un provino, insomma. Mi tinsi i capelli di nero, non dormì per 3 giorni per stare più bianco possibile con la faccia più sfatta. Poi arrivai al provino e ero totalmente devastato, insomma. Naturalmente fingevo di essere romano perché non lo ero, mi spacciavo da romano, però feci 2 o 3 provini per il nero andando avanti. E uscendo poi in motorino mi incontrai con un Francesco Montanari al semaforo che ancora non conoscevo ma che avevo intravisto prima proprio all'ingresso. Ci riconosciamo e mi dice: "Au, come t'è nata?" E io fo: "E che ne so, speriamo bene a te." E lui: "E che ne so, speriamo bene pure io." Poi all'improvviso mi chiamarono per dirmi: "Guarda, lascia stare con il nero perché tanto si è capito bene che non sei romano, però ti vogliono rivedere per un altro ruolo, per Scialoia." Io andai immediatamente in crisi perché mi ero letto tutto Romanzo Criminale, il romanzo, in 2 giorni per leggere bene con gli occhi del nero, naturalmente. Quindi cominciai a rileggere in 2 notti tutto Romanzo Criminale con gli occhi di Scialoia e commentai: "Cazzo, ma Scialoia c'è molto di più, è un personaggio molto più grande, lo devo leggere con molta più attenzione." Insomma, alla fine andai ed ero più sfatto di prima perché più non avevi dormito e devastato di prima, però alla fine insomma anch'io feci un po' di cambi, un po' di prove costume, prove look con Stefano, e mi arrivò un messaggio poi concreto, secco, dove c'era scritto Scialoia, nient'altro. E da lì capii che ero stato preso per Scialoia e naturalmente stragasato e stragalvanizzato. Nessuna sevizia è stata fatta su Marco Bocci, ma soltanto su Roia e Marchioni. Era partito tutto soltanto per... Io e Laura volevamo dargli l'informazione, però con loro presenti, perché Laura conosceva Alessandro, quindi c'era un rapporto, diciamo, di amicizia. Per cui non li abbiamo convocati per dargli una buona notizia. Poi nel frattempo abbiamo detto: "Ma dai, facciamogli anche un video così registriamo la sorpresa." Soltanto che non avevamo le batterie della telecamera e quindi mentre Laura è andata a prenderli, io sono rimasto con loro che non sapevo che dirgli, per cui abbiamo trascinato una cosa che doveva essere semplicemente carina per un tempo esagerata. In una tortura. Sì, però il filmato è carino poi. Per farvi prendere un attimo di respiro... vediamo una delle scene più iconiche, da dove parte tutto. Allora, il guardaroba nuovo, si non è Gerdandi. Io ho già la lista pronta. Scrocchia, figa, po' de coca, e un brillocco pancellino. Ma letto nel pensiero libanese. Pensa che calcio. Poi però sapete che succede? Succede che Rolex è in grippo. O ricompro. E il guardaroba lo cambiamo perché passa di moda. Lo cambieremo. La figa si asciuga per mancanza di liquido, il tempo 6 mesi in anno e stiamo di nuovo al palo. Allora venite da me e faremo un altro corpo. Magari ci va bene, magari no. Magari finiamo al gabbio, magari sotto terra. Dai. Ma al punto Libano, che non te sto più a seguire. Io dico stecca para per tutti, 20 milioni. E il resto lo reinvestimo. Lo reinvestimo in che? Progetto comune, una cosa in grande. Droga, armi, azzardo. Poi si vede. Come la mafia in Sicilia. Come la camorra a Napoli. La Libanera. Ma qua non stiamo a Napoli. Stiamo a Roma. E quella se devo via a Bufalo. Quello è il progetto comune. Viamo se Roma. E viamo se l'amore. Prima che lo faccia qualcun altro. Oh. Io de stronzate non sentite. Questo. Io ci sto. Ma un patto. Sto corpo è riuscito perché l'avevamo fatto tutti insieme. E così deve continuare. Un'intesa tra pari livello, tutti i capi. E nessun servo. Riccardo, c'è un dato che avevi evidenziato all'inizio, il fatto di raccontare
il male e dei personaggi che afferiscono alla sfera del male senza l'aspetto consolatorio del bene, anche perché poi, senza spoiler, l'avete vista tutti? Chi non l'ha vista? Vabbè, senza svelare nulla, diciamo che anche il bene ha delle sfaccettature, diciamo, malvagie, il male, insomma, non c'è l'aspetto consolatorio del bene che c'è sempre stato però nella fiction televisiva, ricordiamo La piovra su tutte, dove erano stereotipate, il bene era il bene, il male era il male, e tendenzialmente il male faceva il male. Questo è il punto di rimente, cioè... Anche il crime nella televisione italiana è stato trattato sempre in questo modo un po' moralistico, no? Educativo, diciamo. Questa è la prima serie in cui si rompe questo atteggiamento, che è un atteggiamento, diciamo, in fondo arretrato rispetto al cinema, nel senso che il cinema, come la televisione, sono narrazione libera, sono in relazione con le realtà profonde, non rispondono a schemi, diciamo, di tipo educativo. E qui siamo stati liberi di sviluppare i personaggi come volevamo. I personaggi sono ambigui, Scialoia è anche l'incarnazione di questo, si somigliano chissà da una parte e dall'altra, dei tratti che sono in comune, e questo permette di indagarli fino in fondo. Esprimono una realtà profonda molto forte, non sono schematici, e questo dà al racconto una grande potenza. In più c'è da consigliare, questo riguarda tutto il lavoro di Stefano, insomma, diciamo, la ricerca che è stata fatta. Noi abbiamo voluto fare una serialità italiana che avesse come caratteristica, che pensavamo dovesse essere propria di noi italiani, l'apporto di noi italiani alla serialità, una serialità cinematografica. Cioè, mentre la serialità americana, anglosassone in generale, è larghissimamente girata in studio, molto circoscritta sempre, molto controllata, studio, effetti speciali, no? È molto d'interni, quindi tutta di testo e tutta di recitazione. Col romanzo noi abbiamo lanciato invece una fiction assolutamente cinematografica, è girata tutta per strada, il piano di lavorazione è quello di un film, si divide per ambienti, si arriva a montare le puntate dopo molto tempo, perché tu una parte la giri da una parte, un altro episodio lo giri da un'altra parte, quindi si lavora interamente come fosse un film. Quindi la scenografia diventa importantissima, i costumi, i dettagli dei costumi, dell'arredamento, tutti i particolari diventano importantissimi. In questo senso Romanzo criminale è stata un'irruzione non solo sulla scena nazionale ma anche sulla scena internazionale, perché ha un'immagine che lo stacca da qualsiasi altra cosa vediamo, ma perché c'è un'immagine profondamente legata alla realtà, ed è la traccia che poi ci siamo portati appresso in Gomorra e che è diventata un po' la traccia della serialità italiana. Ed è giusto che ce l'abbiamo noi, perché noi abbiamo alle spalle quel cinema, tanto cinema e quel cinema. In fondo, quando apparve Roma città aperta, lo shock fu lo stesso, perché allora c'era un cinema americano tutto di studio, e per la prima volta nel mondo hanno visto la faccia della gente che sta per strada, le strade, gli ambienti reali, gli stracci, no, fu uno shock. Credo che il romanzo abbia fatto un po' lo stesso effetto, cioè ha rotto un linguaggio, non soltanto in Italia il linguaggio stereotipo della fiction manichea, diciamo, ma a livello internazionale l'immagine della fiction in studio, quindi l'ha rotta con l'irruzione di questo modo di lavorare tutto cinematografico, che poi ci siamo portati appresso e che è diventato, credo, la traccia della fiction italiana, della nuova fiction italiana. Mi riaggancerei al tema dell'internazionalità, Nils, perché è un prodotto esportabile, cioè viene creato per la prima volta un prodotto che può essere esportabile, pensando a un mercato diverso rispetto a quello solo italiano. È un prodotto che può essere esportato ed è stato esportato in oltre 120 territori, Romanzo criminale prima, Gomorra dopo. Mi riaggancio un attimo a quello che diceva Riccardo sul fare una serie cinematografica. Noi abbiamo deciso da subito che questa serie doveva andare in onda sui canali Sky Cinema, e quindi ci siamo posti, intanto mi ricordo che con Roberto Moroso, che è il partner in Sky col quale abbiamo iniziato a fare questo lavoro, abbiamo montato un mood tape, cioè abbiamo messo insieme delle immagini da far vedere a Cattleya, lui, dove c'era
tutto Scorsese, Coppola, The Wire, c'era la qualunque lì dentro, infatti non era... Io mi ricordo pure come ho commentato. Pure? Come ho commentato. Come ho commentato? Ho detto, vabbè. Sti cazzi. A famo facile. Però, sì, però avere quell'aspirazione, penso poi ha portato a quello che è stato il risultato di Romanzo Criminale, che poteva tranquillamente stare tra quei film di riferimento americani. E il che poi l'ha resa una serie esportabile, il che poi ha dato la possibilità a tutti noi, Stefano, oggi di girare un film a Hollywood. Noi, mi ricordo, prima di Romanzo Criminale andavamo a questi May screenings che è il mercato televisivo, e noi italiani, voi Sky Italia, oggi la risposta è: wow, voi siete quelli di Romanzo Criminale, Gomorra, abbiamo le porte aperte. Quindi è stato veramente quello che gli americani definiscono un game changer, ha cambiato per tutti noi che siamo stati coinvolti, e anche per Sky, l'apertura al mondo internazionale. Stefano, un po' poi a 10 anni da un prodotto del genere, qual è, perché resta in qualche modo così attuale? Cioè, un prodotto che oltretutto era girato in pellicola, mi dicevi poco prima. Ma io penso che una delle ragioni del successo di Romanzo Criminale è stata la libertà e, se vuoi, anche la spregiudicatezza con cui abbiamo affrontato la televisione, che normalmente si muoveva su canoni estetici, anche narrativi un po' più, se vuoi, tradizionali. E qui noi abbiamo raccontato personaggi veri, che parlavano come parla la gente per strada, e i personaggi del romanzo di Cataldo erano dei personaggi archetipici, quindi nei quali ciascuno di noi oggi ci si può riconoscere. E il taglio che abbiamo dato, anche per la spregiudicatezza, era il taglio, io parlo della narrazione, del montaggio, era tutto estremamente moderno. E quindi oggi continua a funzionare, perché era semplicemente un racconto ben fatto, onesto intellettualmente, coraggioso e intrattenitivo. C'è un segreto, secondo te, per cui comunque si è creata una fanbase? Prima Nietzsche ricordava ante litteram rispetto ai social, cioè Facebook c'era, ma si è creata una fanbase spontanea, quella che porta non soltanto tutte queste persone a essere qua, ma quando abbiamo annunciato sui social network di questa occasione, diciamo, soprattutto da Roma, è vero, ma in tantissimi hanno scritto. E quindi c'è qualcosa che secondo te è rimasta? No, è semplicemente la versione moderna del parlarne all'uscita della sala cinematografica, o confrontarsi su qualcosa che hai visto, ti ha colpito, che hai letto, che hai visto al cinema o che hai visto in televisione con gli amici. Oggi lo fai con i social. All'epoca mi ricordo che Sky aveva iniziato a utilizzare, c'era Facebook soltanto, che hanno iniziato, sono stati i primi a utilizzare anche i social come strumento di marketing. Ovviamente era l'inizio, la verità è che ha avuto un successo popolare notevole. Marco, riprendo adesso da te il tema dell'attualità, cioè Scialoia, il tuo personaggio entra poi in pezzi di storia d'Italia, no? Cioè, perché nel romanzo viene raccontato in questo modo. È uno dei segreti della serie, cioè recentemente ci sono state ancora delle condanne, più o meno 3 settimane fa, rispetto a Roma Capitale, quindi coda lunga delle tante cose che sono successe, della banda della Magliana. L'attualità è un po' un segreto di questo, cioè il fatto di aver raccontato un pezzo della storia italiana che ancora in qualche modo c'è, ci portiamo dentro. Sai, è un elemento molto importante, secondo me, per raccontare e far vivere i personaggi attraverso importanti eventi che raccontano e che hanno caratterizzato la storia italiana. Naturalmente è la possibilità di raccontare al telespettatore, a chi vede la serie, insomma, certi eventi che ha vissuto personalmente e poi riviverli attraverso i personaggi. Quindi in qualche modo ancora aiuta ancora di più a far empatizzare gli spettatori con i protagonisti.
Per quanto riguarda il percorso di Scialoia, che giustamente è uno che ha vissuto certi eventi in maniera da protagonista, tant'è che insomma il personaggio di Scialoia prosegue al di là di Romanzo Criminale, ma con un altro romanzo che si chiama Nelle mani giuste, sempre sì, di Giancarlo De Cataldo. È chiaro che li vive in prima persona in maniera ancora più drammatica, tra virgolette. La difficoltà di mettere in scena un personaggio come quello di Scialoia era riuscire a dargli la forza giusta quando era l'unico introverso, l'unico intimista, l'unico personaggio che in qualche modo non era esplosivo, non era dirompente, e quindi riuscire a creare questa sorta anche di conflitto con quello che lui rappresentava, quindi i palazzi che rappresentava, ma anche la sua natura che in alcuni momenti andava in un'altra direzione, insomma, una sorta di attrazione che aveva verso anche la rivalsa personale, anche la storia che aveva Patrizia era una sorta di metafora che rappresentava una sorta di sua attrazione personale verso una sorta di giustizia che andava al di là dei palazzi che lui rappresentava. Daniela, sentivi di far parte, mentre avete poi iniziato, di far parte di qualcosa di realmente diverso rispetto anche a tutto quello che si era visto? No, mentre giravamo, io mentre giravo no, ma non ho proprio idea di che cosa sarebbe venuto fuori, nel senso che a livello qualitativo sì, cioè era il mio primo set, non avevo termini di paragone, però a livello qualitativo, il livello di attenzione sui dettagli, come dicevano loro, la scenografia, i costumi, la ricostruzione storica, quello lo vedevo bene. Però non potevo immaginare, anche perché secondo me la forza di questa serie non è soltanto il fatto che appunto è una narrazione che si basa su fatti veramente accaduti, per cui può essere interessante, no? A livello proprio storico, ma poi era il connubio con le canzoni accattivanti, c'era un lavoro sulla colonna sonora accattivante, c'era una grandissima ironia, cioè loro tre comunque erano fighi, facevano ridere, c'è la scena famosa in cui, io dico sempre parolacce, pisciavano insieme. Però per dire, c'era un contenuto, no, però era irriverente, no, sì, però per dire che magari era irriverente, ma era accattivante, non era soltanto un racconto di fatti storici, cosa che secondo me, non lo so, era un valore aggiunto che forse un po' si è perso adesso. Adesso è molto un racconto un po' più preciso, ma tutta la parte appunto è il cinema, quindi la parte un po' più così, ironica, non so, un ingrediente che a me, secondo me, ha funzionato. Alessandro, da tutti e tre in realtà adesso mi interessa una cosa, la reazione di Roma, è una serie che è molto geolocalizzata, cioè è romacentrica, la reazione delle persone subito dopo è stata strana, è stata diversa, ma non sul fatto che vi riconoscessero per strada, ma da quello che io ad esempio ho notato, c'è ancora un grossissimo trasporto emotivo rispetto ai personaggi che avete interpretato. Sì, indubbiamente. Credo che lo stupore maggiore è stato scoprire che in realtà poi è diramata in tutta Italia in maniera veramente, per quanto mi riguarda, inaspettata. Chiaramente Roma, nelle sue caratteristiche, i romani l'hanno vissuto in un modo compartecipativo in qualche modo, ma non solo, perché io devo dire che per esempio a Milano ho trovato una quantità di fan che non mi sarei mai aspettato, proprio esperti della materia. Credo in realtà che, riprendendo quello che hai detto prima, non è una questione di intreccio storico, ma soprattutto del cortocircuito che loro hanno creato con la storia, che l'ha fatta diventare la vera prima serie pop italiana a livello internazionale. La gente si è divertita, ha seguito un crime, ha avuto la possibilità di vedere una Roma che non si era mai vista prima, perché era una Roma, loro ci hanno riportato la Roma negli anni 70 in modo, io dico, che ancora nessuno l'ha mai rivisto fare. Quindi in realtà era un pacchetto ben diverso che è andato a colpire l'interesse della gente. Tutto l'altro aspetto, diciamo, è l'aspetto più superficiale. Secondo me è proprio il pensiero che c'era dietro che poi ha creato quello che poi è oggi qui. Qualcosa che ha scavato una nicchia nel tempo. Sì. Aggiungo,
aggiungo che sono stata quest'estate in Cile e al mercato centrale di Santiago un ragazzo cileno con un banchetto di empanadas mi ha fermato. Hola, hola, romanzo, Patrizia. No, niente quello che mi ha detto. Però Patrizia l'hai capito. Ma perché gli hai dato il microfono? Non ti si sente più. Avevo finito. Era per dire che siamo arrivati in Cile. Bene. Ma magari voleva venderti un empanadas. Magari voleva solo vendertele, capito? No, ma scherzo. E continua una conversazione in cui una persona non si sente e gli altri l'ascoltano. Ha detto "me encantados, me vuole morir". Questo signore scriveva a lei su Instagram, giusto? Ah. Così. Che storia bellissima. È una storia bellissima. No, penso che quello che abbia detto Alessandro sia abbastanza esplicativo, no, rispetto a tutto quello che è successo. Io mi ricordo la prima volta che qualcuno mi ha guardato in un altro modo per strada. Era Capodanno, io stavo facendo la spesa al supermercato con mio fratello, portavo il carrello della spesa, a un certo punto un signore passa e mi guarda. Dico, tu avevi il tuo maglioncino rosa. Io avevo il mio maglioncino rosa col cappotto rosso, che era Natale. Mio fratello così, a un certo punto questo ritorna, mi guarda. Io guardo mio fratello, dico, ma che bocca, che... Poi io sono molto pavido, insomma, non è che sono un libanese, diciamo, ma proprio no. Quindi a un certo punto questo mi guarda e mi fa, ma tu sei quello che sta in televisione? Io divento viola. Mio fratello comincia a ridere e scappa col carrello della spesa. E dico, dipende, sì. Dipende. Dipende quale? Dipende quale. Dice, no, la serie, quella bella, quella che sta andando su Sky. Dico, sì, l'ho fatto io. E quello è stato il mio primo ricordo, la mia prima persona che mi ha riconosciuto. Ed è stato molto emozionante, devo dire la verità. Molto imbarazzante anche, profondamente imbarazzante. Però profondamente emozionante, è stato bello. Di aneddoti in 10 anni ce ne stanno, insomma, da quello che ti ferma per strada e ti chiede veramente la droga pensando che tu realmente sia uno spacciatore a Via De Casalotti. E tu lì capisci che abbiamo un problema proprio anche di comunicazione, abbiamo dei problemi seri. Che tu non li hai venduti. In questo paese. No, purtroppo non ce l'avevo, magari avrei fatto dei soldi. Al fanatismo più assoluto, arrivano messaggi veramente da tutta Europa, quello che diceva prima Daniela è assolutamente reale, insomma, in Argentina, in Sud America, in Olanda, in Francia, in Germania, in Austria ci stanno delle persone che ci scrivono ed è incredibile questa cosa qui. Noi adesso ne parliamo e stiamo su questo palcoscenico come dire 10 anni di mestiere sulle spalle, siamo diventati anche, come dire, assuefatti, no? Nel senso che ormai abbiamo questo rapporto con il pubblico, eccetera, ma 10 anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che potesse succedere questa cosa qui. E la grandezza di questa cosa, secondo me, risiede nel fatto che si sono venute a mettere insieme una serie di condizioni per questa serie, nel senso i produttori hanno veramente creduto tantissimo in questa cosa. Noi avevamo una fame della Madonna perché eravamo degli emeriti sconosciuti e io non dimenticherò mai i fine settimana passati con Alessandro e con Francesco a ristudiarci le scene della settimana successiva. Noi siamo stati realmente 6 mesi insieme condividendo lo stesso camper e scambiandoci anche la vita, la mattina al trucco, scambiandoci realmente le mutande in quel camper lì. No, ma perché sono cose belle che ti uniscono per tutta la vita. E io non so quante persone che hanno fatto le serie successive hanno avuto la fortuna enorme di fare un mese di prova di lettura
con tutto il cast, con tutte le sceneggiature, un mese a parlare dei personaggi, le dinamiche. È incredibile questa cosa qui. E questa cosa però ha fatto evidentemente sì che noi arrivassimo sul set e nessuno di noi aveva un'esperienza di 6 mesi e mezzo di set con qualche cosa che ha fatto sì che quello che ci ha unito realmente su quel set arrivasse anche a chi l'ha guardata la serie. E questo è un modo anche per veramente dire ancora una volta, 10 anni successivamente, veramente mille grazie a Sky e mille grazie a Stefano Solli, ma mille grazie a Riccardo Tozzi di Cattleya, perché non avrei mai fatto 20 film in 10 anni senza Romanzo Criminale, e quindi mille grazie, insomma. Una cosa che a me, che non sono un fan della serie, è piaciuta molto è che tutti i personaggi sono uomini e donne in qualche modo quasi ostaggi delle proprie debolezze, no? del proprio bisogno d'amore, molto spesso, di una madre, di un padre, di una donna, di figure mancanti. Stefano. Beh, ma l'amore è il sentimento che guida tutti noi ogni giorno, anche quando pensi di muoverti seguendo altri obiettivi, in realtà sei mosso anche dall'amore, no? Per raggiungerlo, per fuggirne. Quindi trovo che sia un elemento che è declinato ovviamente in modo diversi. Per esempio, uno dei temi principali di Romanzo era la ricerca del potere, no? Che è anche quello, è un modo, ottenere il potere che aiuta ad essere considerato, a essere apprezzato. E per esempio questa era una parte del racconto proprio del libanese. Quindi trovo che sia un elemento che fa parte integrante della vita di tutti noi e che guida ogni nostro movimento giornalmente. Quindi che fosse un tema meritevole di approfondimento. E tutti i personaggi lì amavano qualcuno, c'era un amore anche del gruppo, no? C'era un amore fraterno del personaggio del bufalo nei confronti del libanese, a parte quelli evidenti tra Shaloya, Patrizia, quindi c'era tutto un racconto proprio di amore fraterno, e quello trovo che fosse un altro di quegli archetipi di cui parlavamo prima, no? Che erano molto forti nel romanzo di Giancarlo. Per anche alleggerire un po', prima si è citato la colonna sonora del film, una colonna sonora incredibile. Però c'è un passaggio a un certo punto in macchina in cui il freddo, credo, canti, Vinicio, tu canti Baglioni. C'è una canzone di Claudio Baglione di cui si discute in maniera molto aulica in macchina. C'è Alessandro Roia sta ascoltando, Alessandro, il Dandy sta ascoltando la disco, sì. Tipo gli Chic, credo. Forse. Era un grande, sono passati 10 anni, non lo so qual era. Allora, visto che c'è tanto amore, ma è venuta male. L'ho presa troppo da lontano. Ma mandiamo la clip, non c'è una clip. Dell'amore? Che ne so, quelli bravi mandiamo la clip. Ah, mandiamo una clip, va bene. No, non lo so. No, la mandiamo. Scusa. È andata malissimo questa. Però lo chiedo, ormai ci sono. La vostra canzone d'amore. La nostra? Sì, tua di Vinicio. No, di tutti. No, di tutti. La chiedo a tutti. No, una ci dovremmo mettere d'accordo. Non mi viene in mente. Bene. Claudio Baglioni mi piace davvero, sono stato un grande fan di Claudio Baglioni. Ecco, che devo fare? Ho 43 anni e sono cresciuto con le canzoni di Claudio Baglioni. Anch'io. Non lo so. Vabbè, la mia è quella di mia moglie. Ce ne abbiamo due, insomma. Qual è? T'appartengo è stata la sua dichiarazione d'amore, diciamo. Che canzone! È stata la sua promessa del matrimonio, ma quella è un'altra cosa. No, Fool for You, e poi Sei bellissima. Un'occasione bellissima dell'orchestraccia, ragazzi. Ormai faccio il giro. Sto in difficoltà, fanno Exit Music The Radiohead. Va bene.
La butto lì così. Sì, no, è che è proprio venuta male, ormai finiamo le cose il giro. Che fanno proprio difficoltà. Sì, 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 lo capisco. Ovviamente bocca di rosa. Ah, vabbè. Ma due, uno è difficile. Ruby Tuesday dei Rolling Stones e These Foolish Things di Billie Holiday. Ammazza. Nils. Beh, da tedesco Nena in meinem Leben. Mi ho fregati, eh. E io invece mi riporto in tema e direi Alba Chiara. Vabbè. Io in realtà sono un grande fan di Mal dei Primitive. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, per te. Potevi andare avanti. Il tempo è quasi finito, però mi piacerebbe chiederti, Stefano, se a tutti in realtà, però brevemente, se avete mai pensato di ritornare su questa storia in qualche modo? In realtà sì, però poi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio no, perché tutto sommato è stata un'esperienza così completa, anche eccezionale se vuoi, che non ha senso andare... Anche il racconto, peraltro, si conclude alla fine della seconda stagione. Quindi forse stava bene e sta bene lì dove sta, non ha bisogno di essere... Non va aggiunto nulla a quello che abbiamo fatto. Quindi era giusto lasciarlo un po' così. Sì, tante volte marketing di Sky è un brand forte, facciamo un prequel, un sequel, un sopra e sotto, ma no, abbiamo deciso di tenere duro, di ritirare la maglia, perché questa cosa così... Non si poteva ripetere, ci torniamo su ogni giorno con Gomorra, con altre serie, penso che ognuno di noi questa esperienza se la porta dietro e l'applica su altre produzioni. Il tempo è volato, io avevo preparato tante domande anche belle, le farò tutte a Daniela dopo e basta. E io ringrazio davvero Sky, che ci ha aiutato in questa reunion, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Daniela Virgilio, Riccardo Tozzi, Nils Hartmann, Stefano Sollima, Marco Bocci. Grazie davvero a tutti.